Coach Raiola arriva alla vittoria 79-67 contro la Chi Energia Rieti, primi due quarti dominati, poi Rieti rientra in partita e Chieti riesce a farla sua. Sì, hai detto bene tu, siamo partiti molto bene, eravamo 40-20 se non sbaglio quasi a fine primo tempo, poi loro ci hanno fatto un mini parziale di 4-0, però insomma 16 punti andavano bene, però non siamo ripartiti bene nel terzo quarto, bisogna essere anche onesti che Rieti ha trovato anche dei gran canestri da 3 punti, però queste cose dobbiamo cercare di non farle capitare perché sappiamo benissimo che i 2 punti erano straimportanti e siamo tutti contenti della vittoria, però ogni singolo canestro, ogni singolo punto alla fine di questo girone potrà contare per la differenza canestri. Sappiamo che siamo 8 squadre, siamo partiti tutte con 6 punti, quindi sarà un finale di stagione veramente tiratissimo. E quindi ogni canestro è importante, però l'importante era vincere e comunque sono contento della prestazione per lunghi tratti della squadra. Sì, 5 giocatori in doppia cifra, ottima la performance di tutti, magari evitare soltanto quel brivido finale che... Sì, allora come hai detto tu, perché loro erano già rientrati un po' all'inizio terzo quarto e poi eravamo stati di nuovo bravi ad andare avanti più di 13 più 14, il problema è che questa cosa l'abbiamo fatta un paio di volte. Onestamente qualche giocata con un po' troppa superficialità c'è stata, questa è una cosa che non mi piace, è normale che non mi piaccia, non penso che non piaccia a nessuno, e dobbiamo cercare assolutamente di toglierla dalle partite. Però dopo sono contento, come hai detto tu, dei 5 giocatori in doppia cifra, perché comunque è stata una prova di squadra dove chi in un momento, chi in un altro, ha comunque dato un grande contributo per la vittoria. Josh sappiamo che oggi l'abbiamo un pochino preservato, perché comunque è un giocatore che non è che da un mese che non si allena con la squadra, sono più mesi che ha avuto più problemi, però già in settimana aveva mostrato di stare bene, magari oggi non è riuscito ad entrare in partita, però sarà fondamentale il suo recupero. Testa adesso prima a riposo e poi sabato una partita importante in quel di Cremona. Non è a riposo stanotte forse, però partita a Cremona, abbiamo già detto, ogni partita è fondamentale, Cremona ha vinto a Ravenna, quindi potrebbe già essere diciamo una sorta di spareggio per stare in testa alla classifica. Credo che ogni partita avrà una storia a sé, ogni serie tra le due squadre, l'andata e un ritorno che si fa a 4 giorni di distanza, sarà fondamentale, quindi lavorare, togliere qualcosina, quello che possiamo migliorare, preparare la partita il meglio possibile nei confronti di Cremona e niente, provare ad andare a conquistare i 2 punti. Grazie mille coach. Grazie a voi.